Robert Doisneau. 10 foto per 10 storie. Bacio davanti all'Hotel Deauville. Ed eccola infine, bacio davanti all'Hotel Deauville. Dietro al romanticismo si nasconde l'ironia. La foto più famosa del fotografo che non amava lavorare su commissione fu scattata su commissione. Mio nonno, ha raccontato la nipote Clémentine de Roudille, collaborava con la rivista Life, che nel 1950 gli chiese un soggetto sull'amore a Parigi. All'epoca non ci si baciava per strada con la stessa facilità di oggi, per cui gli servivano degli attori per costruire la scena come un regista. Così ingaggiò due allievi del corso di teatro Simon per interpretare due innamorati. Per loro non fu difficile entrare nella parte, si frequentavano assiduamente al di fuori del palcoscenico. Li fece posare un po' dappertutto a Parigi, alla Madeleine, in Place de la Concorde, su un autobus diretto a Place du Châtelet, vicino al BHV, un famoso negozio davanti all'Hôtel de Ville. Trovò l'angolazione, gli innamorati si misero in posa, dietro di loro passò un signore col basco. La fotografia era pronta. Lo scatto venne pubblicato insieme ad altri baci, senza suscitare particolare entusiasmo, fino al giorno in cui, negli anni Ottanta, a mio nonno non venne proposto di farne un poster. Appena pubblicata, questa immagine diventò un simbolo non solo di una generazione, ma di un'idea che avrebbe fatto il giro del mondo. La Parigi bohémienne, la Parigi degli innamorati, la Parigi della libertà.